Le stime dicono che ogni consumatore europeo spreca annualmente dai 95 ai 115 kg di alimenti, una perdita di prodotto che potrebbe essere in parte prevenuta, anche perché i rifiuti alimentari creano una pressione ingiustificata sulle risorse naturali limitate e sull'ambiente. In quest'ottica, con l'obiettivo di promuovere la prevenzione e la riduzione degli sprechi alimentari, Unione Nazionale Consumatori con Federalimentare Capofila, Federdistribuzione e Fondazione Banco Alimentare Onnus hanno dato vita al progetto Life Food Waste Stand Up, cofinanziato dalla Commissione Europea nell'ambito del Programma per l'Ambiente e l'Azione per il Clima. Una guida che intende fornire un aiuto concreto ai consumatori su tre principali fattori causa dello spreco alimentare: acquisto, conservazione e riuso. Noi diciamo sempre questo: i progetti nascono dall'insieme di idee, di persone, di coinvolgimenti, quindi a noi, se ci rivolgiamo agli imprenditori, gli chiediamo di coinvolgersi nelle attività del banco, qualsiasi sia la loro attività; se ci rivolgiamo alle strutture politiche o piuttosto agli enti, gli chiediamo di aumentare la sensibilità, quindi anche con interventi mirati; alle famiglie di far crescere la sensibilità contro lo spreco, quindi di fare attenzione agli acquisti, di conservare, e se c'è un di più buono, di aiutare anche personalmente, direttamente, magari persone che ci sono anche vicine. Alla manifestazione per il progetto Life Food Waste Stand Up ha partecipato anche Claudia Cole, che a Roma si occupa dei più poveri. L'attrice ha raccontato la sua esperienza. È nato un servizio a Roma, in periferia, dove noi offriamo la possibilità farsi una doccia, quindi si possono lavare, anche lavare i loro vestiti, abbiamo una lavanderia proprio, perché il discorso degli sprechi non riguarda solo lo spreco alimentare, riguarda anche tutto questo aiuto che viene dato ai poveri, per esempio anche con vestiti. Io sono stata a visitare appunto i poveri dove vivono in alcune zone di Roma e mi sono accorta che loro, non avendo la possibilità di lavare i vestiti, quando sono sporchi li buttano. E io mi sono detta: ma perché dobbiamo buttare le coperte di lana che vengono distribuite? Perché dobbiamo buttare le cose solo perché non c'è la possibilità di lavarle?